Benvenuti alla seconda parte dell'invito alla lettura. La seconda parte è relativa appunto al testo di Ferdinand von Schirach Terror. Ora le soluzioni dell'ultimo esercizio della prima parte. Avevamo appunto questo esercizio, dovevate indicare quattro consigli che il presidente del tribunale appunto dà ai giurati. Rivediamo prima tutte le frasi dirette. Bevor wir anfangen, möchte ich Sie bitten, alles zu vergessen, was Sie über diesen Fall gelesen oder gehört haben. Bitte nehmen Sie diese Verantwortung ernst. Und nur die Beweise, die wir hier erheben, werden Grundlage Ihres Urteils sein. Urteilen Sie also ruhig und gelassen und vor allem denken Sie daran, dass vor Ihnen ein Mensch sitzt. Quindi adesso scriveremo i quattro consigli che il presidente del tribunale, quindi il giudice, dà ai giurati. In questo caso è considerato il pubblico, no? Perché il pubblico, in qualche modo, lettore o zuschauer o spettatore, diventa appunto giurato. Quindi in tedesco die Schöffen. Ecco, quindi metteremo die Schöffen come soggetto e poi mettiamo deve. Ecco, il tedesco quando do dei consigli uso sempre il modale sollen, quindi die Schöffen sollen, secondo appunto il nostro giudice, ruhig urteilen, giudicare con tranquillità, tranquillamente, und gelassen, no? Lo diceva, die Schöffen sollen ruhig und gelassen urteilen. Poi, die Schöffen, oppure sie, possiamo usare anche il pronome, sie sollen nur das urteilen, was sie hier hören, quindi nicht, was sie früher über den Vorfall gehört oder gelesen haben. Nur das, was sie hier hören, no? Diceva. Poi diceva anche, sie sollen die Verantwortung ernst nehmen, quindi prendere sul serio la responsabilità, e poi sie sollen Menschen bleiben, quindi ruhig und gelassen. Nur das urteilen, was Sie hier hören, die Verantwortung ernst nehmen und Menschen bleiben. Adesso vi ho messi ancora come parole chiave, ruhig und gelassen urteilen, quindi giudicare in maniera tranquilla, pacata, giudicare solo quello che si sente qui, die Verantwortung ernst nehmen, prendere sul serio la responsabilità e rimanere persone, esseri umani, Menschen bleiben. Nun solltet ihr weiterlesen. Also, Seite 10 bis Seite 17. Adesso dovete leggere, dovete continuare a leggere dalla pagina 10 alla pagina 17. Ecco alcuni vocaboli importanti che incontrerai. Ricordati di studiare le parole in neretto. Qui abbiamo alcune parole che compariranno di Luftwaffe, le forze aeree, der Wachtmeister, in questo caso è la guardia, appunto del tribunale. Di Rube è la toga, di Staatsanwältin è la procuratrice pubblica, der Rechtsanwalt è l'avvocato, si può anche dire der Advokat, di Untersuchungshaft, la custodia cautelare, di Bundeswehr, le forze armate tedesche, das Verfahren, nella procedura, si può anche dire der Prozess, il processo. Der Spitzbub, qui si indica un monello, così come appunto viene chiamato il giudice dal difensore. Sich vor jemandem hüten, guardarsi da qualcuno. Ertragen, sopportare. Der Vorwurf, il rimprovero. E schweigen, tacere. Abbiamo anche das Geständnis, la confessione. Per imparare le parole puoi anche utilizzare Quizlet e inserire le parole che non sai. Da una parte metti il tedesco e dall'altra metti l'italiano. Qui ti darò anche il disegno per meglio imparare la parola di Luftwaffe. Sono tutte parole contenute da pagina 10 a pagina 17. Quindi le parole da sapere sono quelle in neretto. Di Luftwaffe, le forze aeree. Der Wachtmeister, la guardia. Quindi siamo in un tribunale, ha molte traduzioni questo Wachtmeister, qui viene tradotto semplicemente con guardia, siamo in un tribunale. Di Rube, ecco, di Rube a un certo punto il giudice invita l'avvocato a indossare appunto la toga. Ecco,
Das ist natürlich die Kleidung eines Richters oder eines Anwalts. Das ist die Robe e la toga. È di genere femminile, un termine quindi tipico del lessico in un tribunale. Qui vediamo appunto la toga di Robe. Poi abbiamo ancora die Staatsanwältin, la procuratrice pubblica. Avevamo visto appunto der Staatsanwalt all'inizio nel video 1, il procuratore pubblico. Qui è una procuratrice, quindi è femminile, quindi è il femminile di Anwältin, di Staatsanwältin. Ecco, nel film è questa signora, la procuratrice pubblica, di Staatsanwältin. Poi abbiamo der Rechtsanwalt, abbiamo l'avvocato, der Advokat. Abbiamo di Untersuchungshaft, la custodia cautelare, appunto dove deve andare il pilota, che appunto prima del processo viene appunto messo in questa prigione. Si chiama appunto Untersuchungshaft, das ist ein Gefängnis, custodia cautelare in italiano, di Haft. Ecco, poi abbiamo di Bundeswehr, le forze armate, in Germania si chiamano Bundeswehr, le forze armate quindi tedesche. Und nun kommen wir zu der Aufgabe. Das ist ganz, ganz einfach. Also, sammle bitte relevante Informationen über den Angeklagten. Quindi devi cercare informazioni rilevanti su chi? Sul signor Koch. Si chiama così, no? Über den Angeklagten. Angeklagt, l'abbiamo spiegato, è un participio passato. Angeklagt deriva dal verbo anklagen, l'ho spiegato nel video 1, no? Nella prima parte. Ecco, der Angeklagte, qui è l'accusativo, perché über più accusativo, über den Angeklagten, indem du die folgende tabelle mit Stichwörtern ergänzt. Quindi devi completare, completando appunto la seguente tabella con parole chiavi. Das ist Lars Koch, quindi ti ho già dato io la prima informazione. Wo sind wir hier? Und das ist die tabelle. Also, Name, quindi nome e cognome, Alter, età, Beruf, professione, Wohnort, domicilio, il könnt hier di Stadtschreiben, Famiglie, quindi le informazioni che sappiamo sulla sua famiglia, e poi di Anklage, che è l'accusa, quindi che cosa è accusato. Quindi leggete bene le pagine che vi ho indicato e poi completate appunto la tabella con le informazioni mancanti.